dal trattato Apparecchio alla morte di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Capitolo 15: La malizia del peccato mortale. Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Libro di Isaia, capitolo 1, versetto 2. Che fa chi commette un peccato mortale? Ingiuria Dio, lo disonora, lo amareggia. Per prima il peccato mortale è un'ingiuria che si fa a Dio. La malizia di un'ingiuria, come dice San Tommaso, si misura dalla persona che la riceve e dalla persona che la fa. Un'ingiuria che si fa ad un villano è male, ma è maggior delitto se si fa ad un nobile, maggiore poi se si fa ad un monarca. Chi è Dio? È il re dei re. Libro dell'Apocalisse, capitolo 17, versetto 14. Dio è una maestà infinita, a rispetto di cui tutti i principi della terra e tutti i santi e gli angeli del cielo son meno di un acino d'arena. Come una goccia da un secchio, contano come il pulviscolo sulla bilancia. Libro di Isaia, capitolo 40, versetto 15. Anzi, dice Osea, che a fronte della grandezza di Dio, tutte le creature sono tanto minime come se non vi fossero. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a Lui. Come niente e vanità sono da lui ritenute. Libro di Isaia, capitolo 40, versetto 17. Questo è Dio. E chi è l'uomo? San Bernardo scrive: sacco di vermi e cibo di vermi, che tra breve l'han da divorare. Non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo? Libro dell'Apocalisse, capitolo 3, versetto 17. L'uomo è un verme misero che non può niente, cieco che non sa veder niente, e povero e nudo che niente ha. E questo verme miserabile vuole ingiuriare un Dio, dice lo stesso San Bernardo. Ha ragione dunque l'angelico in dire che il peccato dell'uomo contiene una malizia quasi infinita. Anzi, Sant'Agostino chiama il peccato assolutamente infinitum malum. Onde è che se tutti gli uomini e gli angeli si offrissero a morire e anche annichilarsi, non potrebbero soddisfare per un solo peccato. Dio castiga il peccato mortale con la gran pena dell'inferno, ma per quanto lo castighi, dicono tutti i teologi che sempre lo castiga meno di quel che dovrebbe essere punito. E qual pena mai può giungere a punire come merita un verme che se la piglia con il suo Signore? Dio è il Signore del tutto perché Egli ha creato il tutto. Libro di Ester, capitolo 13, versetto 9. E infatti tutte le creature ubbidiscono a Dio. Vangelo di Matteo, capitolo 8, versetto 27. Fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che obbedisce alla sua parola. Salmo 148, versetto 8. Ma l'uomo quando pecca, che fa? Dice a Dio: Signore, io non ti voglio servire. Hai infranto il tuo giogo, hai spezzato i tuoi legami e hai detto: non ti servirò. Libro di Geremia, capitolo 2, versetto 20. Il Signore gli dice: non ti vendicare. E l'uomo risponde: ed io voglio vendicarmi. Non prendere la roba da altri. Ed io me la voglio pigliare. Privati di quel gusto disonesto. Ed io non me ne voglio privare. Il peccatore dice a Dio come disse il faraone allorché Mosè gli portò l'ordine di Dio che lasciasse in libertà il suo popolo. Rispose il temerario: chi è il Signore perché io debba ascoltare la sua voce per lasciar partire Israele? Non conosco il Signore. Libro dell'Esodo, capitolo 5, versetto 2. Lo stesso dice il peccatore: Signore, io non ti conosco, voglio fare quello che piace a me. Insomma, gli perde il rispetto in faccia e gli volta le spalle. Questo propriamente è il peccato mortale, una voltata di spalle che si fa a Dio. Di ciò si lamenta il Signore. Tu mi hai respinto, mi hai voltato le spalle, libro di Geremia, capitolo 15, versetto 6. Tu sei stato l'ingrato, dice Dio, che hai lasciato me, poiché io non ti avrei mai lasciato, tu mi hai voltato le spalle. E Dio si è dichiarato che odia il peccato, onde non può far di meno di odiare poi chi lo commette. Per
perché sono ugualmente in odio a Dio l'empio e la sua impietà. Libro della Sapienza, capitolo 14, versetto 9. E l'uomo quando pecca ardisce di dichiararsi nemico di Dio e se la piglia da tu a tu con Dio. Contra omnipotentem roboratus est. Libro di Giobbe, capitolo 15, versetto 25. Che direste se vedeste una formica volersela pigliare con un soldato? Dio è quel potente che dal niente con un cenno ha creato il cielo e la terra. Ex nihilo fecit illa Deus, secondo libro dei Maccabei, capitolo 7, versetto 28. E se vuole, con un altro cenno può distruggere il tutto. Potest universum mundum uno nutu deletere, secondo libro dei Maccabei, capitolo 8, versetto 18. E il peccatore, allorché consente al peccato, stende la mano contro Dio. Alza il collo, cioè la superbia, e corre ad ingiuriare Dio, e s'arma ad una testa grassa, cioè d'ignoranza. Il grasso è simbolo dell'ignoranza, con dire: e che gran male è quel peccato che ho fatto? Dio è misericordia, perdona i peccatori. Che ingiuria, che temerità, che cecità. Ecco, o Dio mio, ai piedi vostri il ribelle, il temerario, che ha avuto l'ardire tante volte di perdervi il rispetto in faccia e di voltarvi le spalle, ma ora vi cerca pietà. Voi avete detto: invocami e io ti esaudirò. Libro di Geremia, capitolo 33, versetto 3. È poco un inferno per me, già lo conosco, ma sappiate che io ho più dolore d'avervi offeso, o bontà infinita, che se avessi perduti tutti i miei beni e la vita. Ah, mio Signore, perdonatemi e non permettete che io più vi offenda. Voi mi avete aspettato acciò che io benedica per sempre la vostra misericordia e vami. Sì, vi benedico e vamo, e spero ai meriti di Gesù Cristo di non separarmi più dal vostro amore. L'amor vostro m'ha liberato dall'inferno, questo mi ha da liberare in avvenire dal peccato. Vi ringrazio, mio Signore, di questa luce e del desiderio che mi date di sempre amarvi. Deh, prendete il possesso di tutto me, dell'anima e del corpo, delle mie potenze, dei sensi, della mia volontà, della mia libertà. Io sono tuo, salvami. Salmo 118, versetto 94. Voi che siete l'unico bene, l'unico amabile, siete voi ancora l'unico mio amore. Datemi fervore in amarvi. Io vi ho offeso assai, onde non può bastarmi l'amarvi. Voglio amarvi assai per ricompensarvi le ingiurie che vi ho fatte. Da voi lo spero che siete onnipotente. E lo spero anche dalle vostre preghiere, o Maria, le quali sono onnipotenti appresso Dio.